Da giorni, i genitori della piccola Kata vivono nell'angoscia. Di recente, il padre della bambina, Michela Angel Romero, è stato rilasciato su cauzione per ragioni familiari urgenti. Tuttavia, si è rivelato essere una preziosa fonte di informazioni per le forze dell'ordine che indagano sulle presunte faide interne all'edificio occupato. Stiamo parlando delle sanguinose battaglie tra clan rivali che cercano di imporre il loro dominio sul mercato dello spaccio. Ma veniamo ora all'ultimo, inquietante sviluppo. La madre della piccola Kata ha reso noto agli investigatori di aver ricevuto una seconda chiamata sospetta da parte dei presunti rapitori. Questa è la seconda telefonata fuori dall'ordinario che ha ricevuto dalla scomparsa della sua adorata figlia. La prima è arrivata poche ore dopo la sparizione, quando un misterioso interlocutore sudamericano ha affermato esplicitamente di avere la bambina con sé. Dopo alcuni giorni di angoscia, poco fa il telefono ha squillato di nuovo. Ma questa volta, dall'altro capo della linea, non si è sentito alcun suono. La signora Alvarez, la madre di Kata, ha dichiarato di aver udito confusamente le parole di un bambino o di una bambina, seguite immediatamente da un pianto struggente. Potrebbe essere stato un tentativo disperato dei presunti rapitori di stabilire un contatto. Ora spetta agli investigatori stabilire la veridicità di queste telefonate inquietanti. Non possiamo escludere l'ipotesi che si tratti di individui che inventano storie o di crudeli scherzi. Le indagini si concentrano anche sull'ascolto di testimoni chiave tra gli occupanti dell'hotel. Poco dopo le 11 di stamattina, due donne sono state interrogate come testimoni e portate via dall'ex hotel. Una di loro è una giovane di origine peruviana, mentre l'altra è una donna romana. Finora, non sono state rilasciate dichiarazioni sulle loro testimonianze. Di conseguenza, al momento non possediamo informazioni concrete riguardo a questi interrogatori. Tuttavia, gli investigatori sono convinti che gli occupanti dell'hotel potrebbero essere a conoscenza di dettagli cruciali legati al caso. Sospettano che molti testimoni abbiano taciuto fino ad ora, nascondendo informazioni di vitale importanza. Ricorda di iscriverti al canale per non perdere altre notizie sul mondo del gossip.